È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 2. La notte era stata difficile da affrontare. Il silenzio che regnava la mattina sembrava svanire nel nulla durante la sera, e quando il buio subentrava nelle camere e i raggi lunari illuminavano di poco le pareti e il pavimento, la vera natura dei ragazzi di Redwood si mostrava per com'era. Le urla e i lamenti viaggiavano per i corridoi, infilandosi anche nelle fessure delle porte altrui, causando maggiore tensione a chi doveva star lì ad ascoltare. I pianti smorzavano il silenzio della notte, mentre grida di dolore non erano altro che soffi di vento capaci di causare brividi a non finire. Luxia aveva dormito poco e niente nella sua terza notte in quel luogo. Non aveva più rivisto la dottoressa Grimbel e non aveva ancora ricevuto una visita prescritta, il che la rassicurava un po'. Il cibo era scadente, ma sembrava non importarle. Nella sua testa non c'era altro che un viavai di immagini sfocate e di suppliche di pietà. In lontananza riusciva a sentire e a percepire il calore della voce di Freya che chiedeva aiuto, seppur invano. Aveva paura ed era facile da capire. Ogni volta che qualcuno si avvicinava a lei, le si accapponava la pelle e si faceva indietro come per scappare da una morte certa. Lo stesso girovagare per il corridoio le metteva timore. Ma ciò che più la spaventava era il mostro che era diventata. Era seduta davanti a un tavolino posto nella sala ricreativa, dove i ragazzi si intrattenevano in giochi e cercavano di distrarsi, tentando di rendere quella tortura meno estenuante. I capelli ramati sembravano aver perso luminosità ed erano annodati tra loro, il viso leggermente infossato e delle occhiaie erano visibili a primo impatto per via delle poche ore di sonno che si era concessa. Era rimasta per più di mezz'ora davanti al tavolino di legno ad osservare le sue piccole mani. Gli occhi erano piantati su di esse e non riuscivano a far altro che rimanere sorpresi all'apparizione del sangue che scivolava tra le dita e una smorfia che le si piantava in viso non appena quelle visioni scomparivano. I sensi di colpa la stavano divorando e non riusciva ancora ad ammettere a se stessa il crimine spietato che aveva commesso. E fu abbastanza per farle superare il limite di tolleranza. Il palmo della mano si ritrovò a picchiare con forza la fronte. Dentro di sé sperava in qualche modo di portare alla mente ricordi netti. Quel suo gesto fece cessare le azioni dei suoi compagni che si bloccarono a fissarla con fare impaurito. Lux si sentì un dolore acuto alla testa, ma nulla che potesse farla sentire meglio. Nulla che potesse farle dimenticare ciò che stava succedendo dentro di lei. Fu lui a fermarla. A passo svelto si diresse verso di lei bloccandole il polso, per poi sedersi al suo fianco. «Non devi fare così, 8326. Loro ci osservano», le sussurrò in un orecchio mentre involontariamente un braccio si trovava a circondarle le spalle. «Non devi sembrare pazza. Non devi», sussurrò ancora. «Sono Lux, non 8326». Disse con un filo di voce. La verità era che ancora non riusciva a fidarsi appieno di quel bel ragazzo dagli occhi chiari. Si spostò dalla sua presa e da quell'estrema vicinanza che lei non aveva richiesto, e quando fece per porgli una domanda, la sua attenzione fu rivolta alla porta che ad un tratto si aprì. Tutti saltarono sull'attenti e si poteva percepire la paura che scorreva avida nei loro corpi nel timore che la dottoressa potesse varcare quella soglia. Ma non era la dottoressa. Era un ragazzo che venne letteralmente spinto all'interno dagli infermieri. Traballò per un po', per poi mettersi in maniera eretta e guardare con disprezzo la porta. Era alto e snello, quasi fin troppo. La sua entrata in scena sembrava aver turbato i pazienti, poiché nessuno sembrava deciso a distogliere lo sguardo dal ragazzo dai capelli ricci, e tantomeno lo voleva fare Lux. Anche lui, come tutti gli altri, indossava quella divisa a tuta unica di un colore azzurrino chiaro, che a contrasto con la sua pelle chiara ne rendevano ancora di più la luminosità. Il viso pallido sembrava aver ricevuto una dose massiccia di pugni,
poiché uno zigomo era gonfio, arrossato, e il labbro inferiore adornato da un taglio che lo aveva reso gonfio. Quando poi il ragazzo alzò gli occhi verdi verso il resto dei presenti, a Lux sembrò mancare il fiato. In pochi minuti si ritrovò a vagare con la mente per i banchi di scuola. La Mason School, una delle scuole pubbliche di Sydney, non una delle migliori e non una delle peggiori. Una scuola che di per sé non aveva niente di particolare, ma Luxia l'adorava, i professori erano gentili e sempre disponibili. La struttura era sicura e bella anche solo da ammirare. Frequentava il suo ultimo anno di liceo e non vi erano altro che pensieri positivi e ottime possibilità all'orizzonte. Lei e Freya avevano deciso di trovarsi un lavoro pomeridiano ed entrambe avevano optato per la caffetteria vicino alla scuola. Lux adorava passare del tempo con la sua amica. Freya aveva quel dono così prezioso e raro di saper far ridere e di riuscire ad attirare a sé gente, anche se non lo voleva e non se ne rendeva conto. Era una ragazza solare e vivace, dai gusti semplici, e ciò contribuiva a renderla speciale. Bella, senza alcuna voglia di esserlo, gentile e premurosa, quello che si direbbe una ragazza perfetta. E forse lo era. Per loro, i mesi lavorativi in quella caffetteria erano stati piacevoli e tranquilli. Fu proprio in quella caffetteria che conobbe Harry Styles. Il ragazzo si presentò accompagnato dalla sua ragazza, nonché cugina di Lux. Per Elise fu un piacere presentare alla cugina il suo nuovo ragazzo e per Lux fu altrettanto un piacere sapere che finalmente Elle aveva trovato un ragazzo alla mano. Harry era noto a scuola per la sua buona condotta e per la sua bravura in tutte le materie. Persino durante il concorso a premi di matematica era riuscito a far vincere la sua squadra ed era un merito da vantarsene e come. Qualche mese dopo quell'incontro, Harry morì in un incidente stradale. Il corpo ridotto troppo male per mostrarlo al pubblico e il funerale fu svolto in maniera veloce, così come volevano i genitori, che non avevano affatto intenzione di soffrire ancora di più. Elise passò mesi e mesi a piangere su se stessa e a incolparsi di quella morte prematura e così ingiusta del ragazzo che amava, ma non avrebbe potuto fare nulla per riaverlo, il che la distruggeva giorno per giorno. Lux rimase al suo fianco e cercò di fare del suo meglio per farle dimenticare, benché fosse impossibile da pretendere. E adesso Harry Styles le si trovava a pochi metri di distanza, con qualche chilo in meno e il viso un po' ammaccato. Ma gli occhi, quelli Lux non avrebbe mai potuto scambiarli con altri. Di un verde così intenso e capace di stregarti al loro piacimento. Degli occhi che non facevano trapelare alcuna paura se non piena sicurezza. Io... tentò di dire la ragazza mentre le parole sembravano morirle in gola. «Io lo conosco», disse tutto ad un fiato. Il cuore le martellava in maniera veloce contro la cassa toracica e anche questa volta aveva paura che la sua mente, ormai compromessa, avesse potuto farle uno scherzo di cattivo gusto. «Louis de Cloutier. Lui è l'esperimento 6735», puntualizzò. «Lo conosci?» chiese confuso e dando un'occhiata furtiva al riccio che ora stava seduto su un divano posto esattamente davanti alla grande finestra che mostrava il cortile. «Andavamo nella stessa scuola», disse lei, fissando ancora con grande stupore il ragazzo. «Avevano detto che era morto». I suoi pensieri presero vita e senza che nemmeno se ne accorgesse le sue gambe scattarono in piedi e si mise a camminare verso di lui. Lui si sgranò gli occhi alzandosi a sua volta. «8326!» la chiamò. Ma Lux continuava a dargli le spalle. «Luxia!» disse a denti stretti, ma i suoi richiami sembravano non arrivare alle orecchie della ragazza, che già si trovava seduta accanto al ragazzo. Harry sembrava non aver nemmeno notato la presenza di Lux accanto a lui. Difatti continuava a tenere i gomiti sulle cosce e la schiena inclinata un po' in avanti, con la testa rivolta verso il basso. Lux cercò di guardarlo in viso. «Harry!» lo chiamò a bassa voce, nonostante la loro vicinanza fosse tanta. «Harry, ti ricordi di me? Sono la cugina di Elise, Lux», disse con lo stesso tono. «Ti ricordi?» parlò di nuovo. La voce di Lux non era altro che fonte di irritazione per 6735 e dopo l'ultimo richiamo si costrinse a mettere la schiena dritta. La mano di lui finì dritta intorno al collo di lei a stringere con la presa decisa.
Luxia non poteva credere a ciò che le stava succedendo. Boccheggiava cercando di raccogliere maggior aria possibile. Il dolore fisico sembrava quasi svanire nel nulla, tanto più la mancanza di aria era quella ad opprimerla. Gli occhi si colmarono di lacrime amare e la bocca storta in una smorfia, mentre il viso di Harry non era molto lontano dal suo. Le sue dita affusolate sembravano aver preso tutta la forza che poco prima il suo corpo sembrava non avere. La sua espressione compiaciuta le mise i brividi, mentre il resto dei presenti impauriti si erano fatti indietro attaccandosi alla parete. Luis però si avvicinò velocemente ai due, stringendo una mano attorno al braccio del riccio, facendo pressione e cercando di far alleviare la presa. Harry liberò la ragazza di sua spontanea volontà, per poi riprendere a fissare nel vuoto. Lux si alzò velocemente e grazie al supporto di Luis riuscì ad arrivare fino al corridoio. Nuova regola, mai avvicinarsi all'esperimento 6735, borbottò Luis.